Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Tutorial Caccioli sul linguaggio C. Oggi ci troviamo ad affrontare un argomento abbastanza difficile, il primo, diciamo, vero argomento della programmazione. Adesso abbiamo finito la sintassi di base, non ho fatto il goto e neanche lo switch case perché non avevo voglia, poi sono brutti, sono proprio un brutto programmare, quindi non l'ho fatto. Però oggi ci troviamo a parlare di funzioni. Dunque, la programmazione in generale utilizza le funzioni all'interno di altre funzioni. Quindi noi utilizziamo delle funzioni di supporto. In questo caso, che cosa abbiamo fatto? Vediamo subito questo codice. Abbiamo incluso le solite due librerie. Abbiamo dichiarato una funzione. Come si dichiara una funzione? Esattamente come una variabile, solo che invece che essere soltanto il tipo e poi il nome, bisogna mettere anche tra parentesi tonde che cosa, che argomenti deve prendere, ovvero che cosa, su che cosa deve lavorare, diciamo. Quindi questa funzione, io non ho dichiarato il tipo. Perché non ho dichiarato il tipo? Perché quando non viene scritto nulla, il tipo è intero di default. Quindi non serve scriverlo, esattamente come nel main. Il main, che è un'altra funzione, sarebbe int, teoricamente. Solo che è già di default int, senza doverlo scrivere. Quindi basta scrivere main. E lo stesso con questa funzione che si chiama raddoppia. Cosa farà mai raddoppia? Raddoppierà una variabile. Che variabile deve raddoppiare? Quella che gli passiamo come argomento, ovvero int var. Una funzione deve avere sempre un valore di ritorno, ovvero come quando eseguiamo un calcolo. Noi eseguiamo una serie di operazioni e dobbiamo dare un valore di ritorno, ovvero il risultato. E se noi risolviamo un'espressione, poi dobbiamo dire il risultato è questo qui. E lo stesso fa questa funzione. Notare, la funzione raddoppia si scrive all'inizio, prima della funzione main, tra il preprocessore e il main, si dichiara il prototipo, ovvero si scrive soltanto come si chiama, l'eventuale tipo, che cosa prende come argomenti, e si mette un punto e virgola. Così il main rimane la funzione principale, più in alto nel programma. Dopodiché si va sotto al main una volta finito e si riscrive esattamente la stessa cosa. Qua noi abbiamo scritto raddoppia int var e sotto abbiamo scritto raddoppia int var, solo che qua abbiamo messo il punto e virgola e qua abbiamo messo la parentesi graffa. Nella parentesi graffa scriviamo i calcoli che deve fare, ovvero variabile, questo var deve diventare due volte la variabile, ok? Quindi deve raddoppiare e deve ritornare la variabile. Quindi il risultato, dopo aver fatto questo calcolo, sarà var, perché è var che è uguale a var per 2. E quindi deve ritornare questo valore qui, questo valore che ha modificato adesso, che gli è stato passato, lui l'ha modificato e ora lo ritorna. Vediamo che cosa fa la funzione principale. Dichiariamo una variabile, scusatemi, che si chiama i, e la dichiariamo uguale a 1, la inizializziamo, mettiamo il punto e virgola e scriviamo i prima del raddoppio per sapere quanto vale giustamente prima del raddoppio. Poi scriviamo i uguale raddoppia i, quindi deve eseguire questa funzione per la variabile i, e quello che ritorna, quindi il return, che sarebbe questa var, lo deve inserire in i. Dopodiché deve scrivere a video i dopo il raddoppio, ovvero quanto vale i dopo il raddoppio, e per 110 sostituisce il valore di i, quindi i raddoppiato, quindi i per 2, quindi 2. Dovrebbe funzionare.
Poi abbiamo il solito system pause e il return 0. Il return 0 in questo caso lo possiamo commentare. Di solito non lo commentavamo perché dicevo fatelo e non vi preoccupate. Ma il return è una cosa importante per ogni funzione, compresa la funzione main, che in questa sua dichiarazione, tra le parentesi graffe, ha bisogno di ritornare un valore perché è una funzione intera. E per ritornare questo valore possiamo prenderne uno a caso come lo 0. Lo 0 è un valore perfetto per il main, perché tanto il main noi non lo utilizzeremo quasi mai su altre variabili. Quando faremo cose più avanzate magari poi la utilizzeremo come funzione. Compiliamo ed eseguiamo. Ecco, i prima del raddoppio e vale 1. I dopo il raddoppio e vale 2. Quindi la funzione funziona. Che gioco di parole. La funzione funziona. Per renderla più capibile scriviamo int. È lo stesso qui. Se poi noi facciamo così, lui la compila e la trova esattamente identica. Quindi questa è testimonianza del fatto che scrivere int raddoppia e scrivere raddoppia come funzione è esattamente la stessa cosa. Sì, ragazzi, per fare una precisazione, volevo dire, va bene la dichiarazione della funzione intera di default, ma solo nella dichiarazione. Quando utilizzate una funzione all'interno del main, mai utilizzarla dichiarandone anche il tipo, scrivendo per esempio i uguale int raddoppia di i. Quello è un errore grave, perché non si deve scrivere il tipo. E lo stesso vale per la variabile, solo il nome della variabile. Il tipo della variabile solo nella dichiarazione della variabile, nel prototipo e nella spiegazione di che cosa fa la funzione. Vi rilascio al video. Una funzione, paradossalmente, può essere anche questa. Questa sarebbe una funzione che si chiama f, non prende nessun argomento e non ne fa assolutamente nulla. Quindi non serve a niente. Però anche questa è una funzione. Che poi noi non la utilizziamo perché tanto non serve a nulla, però è una funzione. Nella prossima lezione proseguiremo con le funzioni e saranno funzioni, vediamo dunque, e saranno funzioni di tipo void, ovvero non int ma void. Vi rimando alla prossima lezione, vi ringrazio per essere stati con me, vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, a iscrivervi se ancora non lo siete. E nulla, ci vediamo nel prossimo video, cliccate sul finlandese che vedrete alla fine quando avrò smesso di parlare per vedere il video precedente sul linguaggio C. Vi saluto, vi informo che comincerà brevissimo la serie su Halo e non vi rubo altro tempo e noi ci rivediamo alla prossima lezione. Ciao ciao! Thank you.